Life Social. E la notte si riaccende, bellissima gente di Radio Lombardia, ben ritrovati, siamo sempre qui sulla frequenza 100.3, sempre in vostra compagnia fino alle 3 di mattina e non ci fermiamo mai. E questa sera diamo il benvenuto, nonché la buonasera, al responsabile scientifico e consulente di EpiNutracel, Giorgio Terziani. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Giorgio, raccontaci un po' qual è stato il tuo percorso, che ne abbiamo parlato nel pre-intervista, che tu hai cominciato col mondo dell'imprenditoria. Raccontaci sì. Un po' nel dettaglio. Sì, questo negli anni 90 ho iniziato un percorso che mi ha portato a conoscere il mondo del benessere, la salute, la prevenzione e soprattutto nel 99 un prodotto nutraceutico che si chiama Selfood, ossigeno per la vita. E vedendo i benefici su di me ho iniziato a divulgarlo nell'ambito scientifico e universitario per dimostrare l'efficacia di questo nutraceutico. E questo mi ha permesso di entrare nel mondo della prevenzione e organizzare convegni, conferenze, seminari per portare a conoscenza quello che poteva fare attraverso l'utilizzo di questo prodotto per le persone per migliorare la qualità della vita. Ok, e come funziona esattamente questo strumento? Beh, allora, in realtà è un nutraceutico, permette di, una volta che si viene diluito nell'acqua, di aumentare il consumo di ossigeno a livello cellulare e mitocondriale. E questo ci permette di disintossicare in profondità l'organismo, combattere lo stress ossidativo in eccesso, quindi i radicali liberi in eccesso, e modulare quindi il consumo di ossigeno. Noi sappiamo che tutto ciò che mangiamo, beviamo, respiriamo condiziona pesantemente la nostra salute se non è corretto, come lo stile di vita, come l'inquinamento, come l'ambiente dove viviamo, che spesso è contaminato da inquinanti. Questo prodotto ci permette di disintossicare in profondità l'organismo. È molto importante però avere qualcosa che ci permetta anche di dimostrare quello che diciamo. Assolutamente. E certo. Infatti è proprio questo. Esatto. E infatti grazie a questo siamo riusciti a avere supporto medico scientifico di numerose università e abbiamo pubblicato lavori scientifici su riviste internazionali che ci hanno permesso poi di arrivare alla classe medica. Ecco, a proposito appunto di opere che sono state pubblicate, ci sono anche due libri che tu hai scritto, La modulazione epigenetica on demand, L'ultima sfida della nutraceutica e nutraceutica e nutragenomica. Giusto? Nutrigenomica, okay. Sì, sono due libri importantissimi, uno scritto nel 2009 e uno nel 2015, insieme naturalmente come coautore, insieme a medici e professionisti della salute. Mm-hmm. E universitari, dove abbiamo poi riportato tutti i lavori scientifici fatti dalle varie università e cercato di spiegare l'importanza della corretta ossigenazione cellulare. Perfetto, molto bene. Adesso Giorgio, cercando di parlare un po' di ossigenazione cellulare ed epigenetica, che cosa intendiamo esattamente? Beh, penso che l'epigenetica sia una vera e propria rivoluzione. Io quando organizzo congressi parlo della rivoluzione epigenetica per la prevenzione e il benessere. Mm-hmm. Noi spesso dimentichiamo che tutto ciò che mangiamo, beviamo e respiriamo lo facciamo in un ambiente che oggi è contaminato dall'inquinamento. L'epigenetica è quello che ci permette di riprogrammare le nostre cellule, ma pensate già a livello fetale. Okay. Quindi importante per la nostra salute è capire la salute dei nostri genitori. Come stanno i nostri genitori, la salute di padre e madre prima del concepimento. E noi stiamo lanciando un progetto importante in Italia a livello internazionale per mappare quei che sono i fattori che interferiscono con la salute delle persone. Ho capito. E lo facciamo tramite un rivoluzionario sistema che si chiama S-Drive. S-Drive, facciamolo vedere sì. Tranquillamente. È un dispositivo. Dammi pure che lo facciamo vedere bene qua. Sì. Ok. Sembra una sorta di, come posso dire, una lampada, quelle lampadine un po' a forma... Questo è un dispositivo, pensate, con una bobina all'interno, una tecnologia russa e tedesca, che viene collegato a un computer, con software. Okay. Infatti vedo lì un cavo USB. Esatto, okay. una volta che noi lo colleghiamo con il nostro software e il computer, possiamo... Una volta che mettiamo il bulbo del capello dentro la bobina, ok, quindi sì, facciamolo vedere meglio, sì, all'interno qua c'è una bobina, e in questa bobina una volta che,
che lo mettiamo a contatto con il bulbo del capello, fa uno scanner. Ah, okay. E quindi questo scanner mappa, pensate, oltre 800 fattori individuali, vitamine, minerali, aminoacidi, ma soprattutto l'impatto ambientale, perché vedi, quello che spesso noi non teniamo conto, e lo teniamo conto quando poi è troppo tardi. Siamo abituati a parlare di screening per capire quante persone sono malate o no. Io invece voglio parlare di screening per fare prevenzione, per evitare di essere danneggiati da questi contaminati. Pensate al radon, ai campi elettromagnetici, all'aria che noi respiriamo, all'acqua che beviamo, alle radiazioni. Oggi non possiamo più pensare che di fare finta di nulla. Queste sono ormai realtà che stanno pesantemente condizionando il futuro dei nostri figli, delle nostre generazioni, e bisogna fare presto. Perché prevenire è meglio che curare, ma la vera prevenzione non è trovare malati, ma evitare il danno alle nostre cellule. Esattamente, perfetto. Con questo io ricordo i contatti del nostro amico Giorgio, il 335, lo possiamo trovare al 335-64-81-268, così come all'altro numero 018-71-78-0859. L'indirizzo è in via delle Querce 28 a Villa Franca Lonigiana, provincia di Massa. L'indirizzo email è epinutracel@gmail.com e il secondo info@epinutracel.it. La pagina Facebook è Cellfood, ossigeno per la vita, un pass per il benessere, e Cell Wellbeing Italia, quindi sono due pagine Facebook. L'account Instagram è Giorgio Terziani e l'account, il canale YouTube è Cell-Wellbeing Italia-Epinutracel. Tutto corretto? Perfetto. Muy bien, fantastico. Bene, Giorgio, a questo punto io non mi resta altro che ringraziarti per aver accettato ancora il nostro invito e aver riportato la tua realtà lavorativa. Vuoi salutare qualcuno in particolare o aggiungere qualcosa prima di lasciarci? Voglio dire che dare questo messaggio: la vita è urgente e solo l'amore guarisce la vita. Buona serata a tutti. Assolutamente, grazie mille per questo bellissimo messaggio e buona serata a te, Giorgio. Noi torneremo tra pochissimo, bella gente, mi raccomando, orecchie incollate alla frequenza 100.3, che è quella giusta. Ci prendiamo un piccolo break e nel suddetto è d'obbligo mettere un bel like sulla nostra pagina Live Social Radio Lombardia. Tra poco, non mancate. Live Social.